Buonasera, buonasera e benvenuti. Nuovo appuntamento con Bello Pedalare. Vi presento subito gli ospiti di questa sera, a cominciare da Alessandro Donati. Buonasera Alessandro, Buonasera a tutti. DS della GM Europa Ovini. Buonasera e benvenuto. Grazie. Accanto a lui c'è Pierpaolo Addesi, nazionale paralimpica. Buonasera Pierpaolo, Buonasera a tutti. ben ritrovato. Sei abbronzato? La bici lascia i segni. La bici lascia i segni. Benvenuto anche a Edoardo Di Federico, DS o team manager, che dir si voglia, del team Di Federico. Grazie Buonasera. Paolo, buonasera a tutti. Allora, intanto Max Pacino in regia mi avvisa che c'è il vantaggio del Teramo. Sapete anche che sta giocando il turno infrasettimanale la Lega Pro. Dunque, bene così, il Teramo vince per il momento 1-0 sul campo dell'Ancona. Poi ci collegheremo anche quando finirà la partita, tra circa un quarto d'ora, con il nostro inviato Massimo Profeta. Fatto sta che il Teramo è in vantaggio 1-0 ad Ancona in questa partita importantissima in ottica salvezza. Facciamo così: prima di far parlare i nostri ospiti, dobbiamo vedere una sorta di copertina, appena un minutino, per celebrare un grande campione che è tornato alla vittoria po pochi giorni fa al Fiandre. Vediamo. Bene, questo era il nostro omaggio per questo grande campione che ha 35 anni, è tornato ad una grande, grandissima vittoria. Del resto era andato un po' in forma in qualche modo, no, Alessandro? Ma ha dimostrato di essere in forma già una settimana fa alla PAN, vincendo la classifica generale una tappa, per cui secondo le mie previsioni era il favorito numero Favorito. uno, sì. Anche se Sagan era Beh, è sempre caduto, là. questo dobbiamo dirlo. E Sagan è caduto in quando stava forse per riprendere proprio Gilbert. Chissà, non si sa. Sì, con i se e con i ma non si va da nessuna Certo. parte. Poi c'è anche da dire che Gilbert era scortato da una formazione fortissima, Sì. per cui aveva un Terpstra che ha corso con gli inseguitori in modo passivo, per cui poi se si rimescolano le carte l'Omega aveva altre chance che si poteva giocare, quindi alla fine Gilbert un corridore fantastico, un campione, si meritava questa vittoria, ha vinto tutte le monumenti tranne la Parigi-Roubaix. Non sarà la Parigi-Roubaix per le Ardenne, un'ottima scelta perché altrimenti diciamo che la Parigi-Roubaix poi non la puoi abbinare con le Ardenne dopo una settimana, allora è una scelta giusta. In modo tale da essere pronto alle Grazie per il classiche. momento ad Alessandro. Tra l'altro, lo dico subito, poi ne parleremo abbondantemente. Anche voi avete rotto il ghiaccio perché avete centrato il primo successo stagionale con Antonino Parinello, no? Giusto? Sì, vittoria Ne importantissima. parleremo tra pochissimo. Volevo un commento anche da parte di Pierpaolo Addesi su questa vittoria di questo intramontabile corridore. È un grande campione, l'ha meritata tutta. Poi è vero, la caduta sicuramente ha La compromesso un po' caduta di Sagan. l'andamento della corsa, però comunque era lì davanti, quindi Ma lo avrebbe adesso. ripreso secondo te Sagan? Credo che sia caduto quando mancavano ancora 17, 16-17 chilometri, Sì, qualcosa vabbè, del genere. considerando che gli inseguitori erano arrivati a 30 secondi, considerando anche la caduta, secondo me forse sarebbero rientrati. Però ha Però poi non sono vinto chi sta rientrati davanti. ugualmente comunque. No, non sono rientrati, però considera che c'è stata anche la caduta, quindi chi inseguiva ha perso anche Ha tempo perso per del quello, è tempo. rimasto senza un pezzo forte
che era Sagan, quindi secondo me sarebbero rientrati, però magari, vabbè, doveva andare così. Chissà, chissà. Edoardo, a te non chiedo un commento su questo, ma ti faccio subito entrare in quello che ti sta un po' più a cuore, no? Cioè il tuo team, il vostro team, perché voi siete una grande famiglia. Parliamo di ciclismo femminile, avete anche voi vinto, avete riportato degli ottimi risultati nelle prime gare della stagione. Intanto inquadraci un po' il team che è stato presentato qualche tempo fa, poi avremo anche delle immagini proprio delle varie ragazze. Intanto, di che categorie stiamo parlando? Sì, noi Team di Federico si occupa di categorie esordienti, allievi femminili. Abbiamo questo team, oramai siamo al terzo anno di attività, abbiamo cominciato questa avventura nuova e diciamo originale per la nostra regione, per il nostro panorama. E stiamo cominciando a raccogliere i primi frutti, ma al di là di questo stiamo cominciando a farci conoscere e a dare la possibilità soprattutto a delle ragazze di fare un'attività come si deve a livello femminile e nazionale. Perché e poi a livello femminile, comunque lo diciamo senza tema di essere smentiti, è più difficile sicuramente fare ciclismo a tutti i livelli, no? Assolutamente, sì. Per noi è difficilissimo perché le gare sono tutte lontane, le gare femminili parlo. Domenica abbiamo gareggiato alle Marche, che per noi è tra virgolette un lusso, perché queste sono le immagini, sì, proprio queste sono le immagini di questa corsa, della gara Sant'Elpidio a Mare di domenica. Sì, abbiamo vinto in due categorie su tre, quindi una domenica fantastica per noi, speriamo che sia di buon auspicio per la stagione. Comunque, come dicevo, abbiamo gareggiato alle Marche, che per noi è una regione vicina, perché il resto delle gare sono tutte tra Toscana, Emilia Romagna e queste sono le vostre maglie, eccola qui. Sì, lei, maglie, è? Lei è Noemi Eremita, Noemi Lucrezia Eremita, è una molisana di Campobasso, provincia di Campobasso, è una delle nostre punte, diciamo così, ha fatto un'azione spettacolare, una vittoria splendida. Non è la prima volta, perché l'anno scorso ci ha abituato a grandi prestazioni, è stata l'atleta plurivittoriosa della regione Abruzzo, anche considerando i maschi, quindi ecco, vederla a braccia alzate ancora mi emoziona, perché è stata una volata al cardiopalma con l'altra ragazza, una toscana. Categoria lieve, però hai detto esordienti, anche lì siete saliti sul podio nella stessa giornata, sì. No? Terzo sì, posto. La ragazza marchigiana Eleonora Ciabocco ha conquistato il terzo posto assoluto. Però essendo al primo anno bisogna dire che ha vinto la sua categoria di esordienti primo anno, perché tra le donne non c'è distinzione, quindi si corre insieme, però nelle gare del Challenge Rosa, che delle gare del Centro Italia, c'è una doppia premiazione, c'è una doppia classifica, e quindi lei comunque è risultata la prima tra le tredicenni. Perfetto, perfetto, e queste stiamo vedendo proprio le immagini del podio, il terzo posto, gara vinta da una romagnola, Carlotta Cipressi di Forlì, seconda una toscana e terza appunto la Ciabocco, che vediamo sulla destra lì in volata. Per poco non ha conquistato il secondo posto. Poi per completare il discorso Abruzzo, sempre nella stessa giornata, a livello invece maschile, sempre esordienti, categoria esordienti, c'è stato il successo di un figlio, anzi di un nipote d'arte. Lorenzo Masciarelli, che ha anticipato un altro abruzzese, Luciano, sì. Camplone, quindi per l'Abruzzo tra le nostre vittorie è quella di... E queste sono proprio le immagini degli esordienti maschili. Esatto, tra le nostre vittorie e quelle di Lorenzo Masciarelli, veramente l'Abruzzo si è fatto onore. È stata una vittoria, quella di Lorenzo, di forza, veramente meritata, ecco la volata, e veramente bravo a lui e a tutto il team. Perfetto, allora abbiamo fatto vedere anche queste belle immagini, qui la gioia ovviamente dell'entourage del team dell'Acqua e Sapone, riconoscete le maglie che un tempo erano anche sulle spalle dei professionisti, no? Sì, c'è sì, stato sì. Come sapete il ritiro di questo marchio dalle sì, corse, qui abbiamo Donati, vicende, abbiamo Donati, esatto, Donati che ha indossato, ricorda, no? Sì, anche sì, qui sì. La delusione forte purtroppo del mancato invito al Giro d'Italia. Anche quest'anno c'è stata una delusione forte per l'Abruzzo con certo. La Nippon. Purtroppo non voglio neanche ricordare quei brutti momenti in cui quando non ricevo un invito del genere, anche quest'anno
mi sono tornati un po' i brividi addosso. Senti, allora parliamo di cose liete e belle, perché anche voi avete, abbiamo detto prima, rotto il ghiaccio con le vittorie, lo avete già fatto con il podio, però la vittoria in qualche modo carica ancora di più. Dove, come, quando? Raccontaci. Ma, un po'. Da premettere che questa corsa, due anni fa siamo arrivati secondi. L'anno scorso l'abbiamo vinto con Fortin. Esatto, quindi è un po' il vostro terreno in qualche modo. E quest'anno l'abbiamo vinta con Parinello. Parinello e Fortin sono due corridori totalmente diversi. Questo è sul podio, Parinello. Per cui quest'anno ho chiesto ai ragazzi di correre in una certa determinata maniera. Anche perché ricordiamo, tu eri sulla Miraglia. Sì, in tutti e tre gli anni, quindi conosco molto bene la gara. Avevo chiesto una gara tirata dura e ragazzi, a ognuno ho assegnato un compito e l'hanno svolto alla grande, dimostrando grande personalità e poi magari ho anche rischiato di perdere la gara perché quando dai molto poi nel finale ti possono anche mancare le forze, invece nel finale mi sono ritrovato con un Pacchiardo veramente implacabile che ha scortato Parinello fino ai 200 metri dall'arrivo e Parinello poi ha saltato i compagni di fuga e ha siglato questa vittoria bellissima, sofferta, veramente una vittoria che ci libera da questo inizio di stagione sfortunato ed ora siamo consapevoli che questa vittoria ci dà sicurezza, che ci fa lavorare molto meglio, con più serenità. E i ragazzi già dal giorno dopo ho visto che si sono amalgamati, il gruppo è cresciuto, per cui una vittoria, una liberazione. Senti, che ci dà... Alessandro, ma sicuramente avrete ricevuto o voi avete fatto la telefonata al padron Gabriele Marchesani, cosa vi ha detto? Ma l'ho fatta io la telefonata, non si capiva nulla perché era urla di gioia, per cui è stato bellissimo, emozionante. Senti, un'ultima cosa, hai detto che l'anno scorso sempre voi avete vinto questa corsa con Pippo Fortini che adesso ha cambiato team. Può essere questo Parrinello, magari insieme anche ad altri, un po' il sostituto, anche se non forse naturale, perché Fortin era molto bravo nelle volate, no? Molto forte proprio, di forza. Ma due corridori totalmente diversi. La vostra punta di diamanti. Sì, diciamo che Parinello è un corridore completo che va forte in salita ed ha uno spunto veloce che stiamo parlando di un corridore moderno. Bisogna andare forte in salita adesso, però questo dimostra che anche in una gara dove l'anno scorso abbiamo vinto a ranghi compatti e sullo stesso percorso abbiamo fatto una selezione davvero importante, portando 7 corridori di forza, portarli via dal gruppo e vincere in questa maniera dimostra ancora di più che la gara la fanno i corridori. Certo. Allora quest'anno correndo in maniera diversa con non un capitano, con diverse soluzioni per il finale si può permettere di correre non come l'anno scorso tutti per Fortin, possiamo correre più come squadra e giocarsi. Ecco che avete, diciamo, in generale più frecce nel vostro arco, esatto, in qualche modo esatto, per cui noi siamo contenti così, non abbiamo cercato il velocista. Fortina voleva rimanere, ma noi abbiamo preferito cambiare metodologia di correre e allora siamo contenti così. Perfetto. Ora perfetto, allora si va pochissimo, come vi avevo anticipato in apertura di trasmissione, ci collegheremo via telefono con il nostro inviato Massimo Profeta che si trova proprio ad Ancona per seguire Ancona-Teramo. Il Teramo dovrebbe essere sempre in vantaggio per 1-0, ormai siamo agli sgoccioli di questa partita, il gol biancorosso porta la firma di Barbuti. Tra pochissimo ci collegheremo con Massimo Profeta. Vado adesso da Pierpaolo Addesi, perché Pierpaolo ormai da pochi giorni
si sono un po' spente le luci, però è rimasta ancora tantissima emozione per quello che avete fatto e che hai portato grazie alla tua organizzazione in Abruzzo, ancora una volta a Francavilla al Mare, la nazionale paralimpica di cui tu fai parte, però non è mai facile. Ecco, qui ci sono proprio delle immagini quando c'è stato uno dei momenti forti, no? L'incontro con le scolaresche, con i ragazzi, tantissimi, quasi 500, oltre 500 credo. Sì, erano oltre 500 quest'anno, infatti non è stato facile gestire la situazione, perché hanno fatto, giustamente, quando ci sono più di 500 ragazzini che fanno, che iniziano a parlare tra di loro, c'è stato un po' di confusione, però dai, ci sono stati anche momenti di attenzione, momenti di ascolto, e quella è la cosa più importante. Il nostro compito credo che sia quello di portare un messaggio, sappiamo tutti qual è ormai. Questo è il quarto anno che la nazionale fa visita a Francavilla. Fino a che ci sarà l'appoggio dalle istituzioni su questo appuntamento, io mi impegnerò al massimo, perché comunque credo che sia importante. Anche il commissario tecnico Valentini è uno che ormai di casa è diventato come la nazionale qui. Sì, l'Abruzzo poi sappiamo bene, tra il ritiro di Francavilla, quest'anno c'è stato per la seconda volta il ritiro a Pineto, certo, organizzato dal Tingo Fast, ci sono i ritiri estivi in montagna, su a Rocca di Mezzo, quindi comunque... E diciamo che siamo, ecco, sempre quando qui. Quando tornerà di nuovo? Perché tornerete? Sì, ci sarà un altro ritiro dal 5 all'11 giugno a Pescara. A Pescara? Sì, a Pescara, organizzato sempre da me, dalla mia società. Naturalmente questa è una novità, perché comunque su Pescara è la prima volta, però diciamo che anche qui c'ho avuto un appoggio dall'amministrazione comunale. Che hanno sposato in pieno la causa, quindi queste ci sarà... Queste sinergie devono per forza di cose andare d'accordo e funzionare. Pierpaolo, prima dicevo, uno dei momenti forti questo incontro con i ragazzi, però non è mancato l'aspetto, per così dire, agonistico, oltre naturalmente ai vari allenamenti che avete fatto per le strade abruzzesi, soprattutto nel comprensorio di Francavilla al Mare. Un altro momento forte, dicevo, la gara dei giovanissimi che hai organizzato anche tu, una bella gara anche questa, con tanta partecipazione e tanto entusiasmo. Sì, questo appuntamento è anche questo al secondo anno, perché lo scorso anno l'ho fatto nel mese di maggio, e nell'occasione della nazionale organizzai una gara amatoriale. Quest'anno ho deciso di fare invece in questa settimana questa competizione dei giovanissimi. Trofeo perché del mare. Sì, perché comunque proprio per unire un po' i giovani con noi, vederci anche magari lì a bordo strada ad aiutare, a dare una mano, perché questo è stato fatto. È stata una bella giornata, veramente tanta partecipazione, poi comunque c'è uno staff dietro che lavora bene, quindi se ho l'aiuto degli altri, le idee, diciamo, non mi mancano e la voglia nemmeno. Come organizzatore puoi ritenerti soddisfatto di questa intensa... Sì, però devo ringraziare le persone che hanno fatto tanto e che faranno ancora tanto, perché domenica prossima ci sarà un altro appuntamento non indifferente. Sì, Mignanico. Sì, che già mi sto spaventando per il numero di iscritti che quanti ne è lievitato. Precisamente 146. Parliamo di categoria allievi in questo caso. Anche qui c'è un grande lavoro dietro e non sono solo... È l'apertura abruzzese questa gara? Sì, conferma Edoardo Federico, che tra l'altro è anche consigliere regionale della federazione, quindi insomma conosci un po' tutte le varie cose. Sì, tutte le date, i calendari oramai, sì. E quindi è un'ottima partecipazione, credo, anche numericamente. Assolutamente, assolutamente, hanno indovinato la data, come si dice in gergo. Però sicuramente sapranno gestire bene la cosa. Pierpaolo mi diceva prima di cominciare la diretta, che come ha detto anche adesso, che era un po' spaventato, però sono sicuro che l'organizzazione sarà all'altezza e riuscirà a una bella manifestazione. Perfetto. Pierpaolo, per concludere invece a livello generale il discorso momentaneamente con te sulla nazionale paralimpica, i prossimi appuntamenti che attendono voi azzurri, quali saranno? Quelli proprio più imminenti? Allora, abbiamo tre prove di Coppa Europa, una fine settimana, non con la maglia azzurra, come club, e un altro il 22-23
aprile a Verona. Aspetta un attimo, ti interrompo perché abbiamo in collegamento telefonico diretto il nostro inviato Massimo Profeta al Del Conero per Ancona Teramo. Massimo, buonasera, è finita la partita? Sì, è finita proprio un minuto e mezzo fa. Il Teramo ha espugnato il Del Conero di Ancona, ha deciso la partita, tra l'altro bruttissima, dobbiamo essere molto onesti, un gol molto bello in realtà di Riccardo Barbuti al 33esimo del secondo tempo. Barbuti aveva rilevato Fratangelo nei minuti iniziali della ripresa, davvero un gran bel gol, prodezza di Riccardo Barbuti al 33esimo minuto nel corso della ripresa, ha fatto tutto da solo in area di rigore dorica, si è liberato di un avversario e ha trapinto il portiere Anacura con un preciso rasoterra. Il Teramo vince una partita fondamentale nella corsa verso la salvezza diretta. Ora ci sono due confronti interni consecutivi contro la Reggiana domenica alle 16.30 e poi tra due domeniche ci sarà, o meglio prima di Pasqua, ci sarà il confronto interno con il Forlì. Partita, abbiamo detto, brutta, ma il successo è stato di fondamentale rilevanza. Il gol partita firmato da Riccardo Barbuti al secondo sigillo in maglia biancorossa. È tutto per il momento, la linea può tornare a te. Grazie Massimo Profeta. Dunque, missione compiuta da parte del Teramo, che doveva vincere e lo ha fatto, ma non è mai facile quando bisogna fare una cosa nello sport. In ottica salvezza, davvero tre punti fondamentali. Vi ricordo anche che subito dopo questa trasmissione, intorno alle 23.05, ci sarà uno speciale con Enrico Giancarli di circa un quarto d'ora, in cui si ripercorreranno e si vedranno anche le immagini di questa partita Ancona-Teramo, e poi ci sarà presumibilmente anche un collegamento con Massimo Profeta e forse anche con alcuni protagonisti di questo incontro. Ce n'è un altro di incontro di cui vi daremo anche qui il risultato, la Juventus che sta giocando a Napoli contro il Napoli. Il Napoli sta vincendo per 3-2, però non basta, sapete, la Coppa Italia, il Napoli all'andata è stato sconfitto per 3-1, dunque deve ancora segnare, credo, due gol, no? Se la matematica non mi inganna. Mancano circa 7-8 minuti al 90esimo, poi ci sarà anche il recupero, vi daremo anche questo risultato. Allora, torno da Edoardo. Edoardo, prima abbiamo detto che avete già esordito in queste prime gare della stagione in maniera positiva. Adesso quali sono invece per voi, come si svilupperà la vostra stagione? La nostra stagione si svilupperà un po' come anche l'anno scorso, sempre fuori dall'Abruzzo, purtroppo. Dico purtroppo perché comunque... Quindi non ci sono proprio, non c'è possibilità di organizzare c'è gare... possibilità se... Femminili. Qualcuno ci dà una mano, parlo economicamente, perché organizzare una gara femminile vuol dire... Ecco, tu parli come società? Sì, parlo come società. Però tu sei un consigliere della federazione, magari anche la federazione potrebbe sì, la federazione in qualche modo si sta muovendo, organizzare, no? Sì, la federazione si sta muovendo. Non è una critica, è un dato di fatto. Sì, sì, con il presidente Marrone ne parliamo spesso e ci piacerebbe organizzare una gara. Manca un po'... diciamo il legame con le società che dovrebbero aiutare un pochino, parlo delle società femminili che poi dovrebbero venire a gareggiare. Voi siete l'unica in Abruzzo? Sì, esatto, noi siamo l'unica, quindi diciamo che se non siamo noi a metterci, di interessarci un po' a organizzare una gara, diventa un po' difficile. Noi ci stiamo provando, speriamo che la cosa vada in porto. Ne stiamo parlando proprio in questi giorni con il presidente, speriamo di riuscire a organizzare una gara. Poi per quanto riguarda comunque il ciclismo femminile, come dicevo, noi tocca viaggiare tutte le domeniche, viaggiare e fare anche 1000 km in un weekend, anche di più. Questo organizzare una gara in Abruzzo, come organizzativamente, come tempo e come... Però noi siamo una società che fa questo, invece organizzare una gara in Abruzzo vuol dire che 20 società devono fare 1200 km per venire a correre da noi, quindi è questa la cosa che frena più un difficile po'. È che frena un pochino, perché finché siamo una società sola, ahimè, lo facciamo, ok, però poi diventa difficile trovare un numero di partenti adeguato. Adesso volevo farvi vedere altre immagini invece delle 5 ragazze, le due esordienti e le tre allieve che abbiamo anche appunto nel nostro archivio, così per dire di ognuna
tu le riconoscerai sicuramente, sì, sì, il nome e anche la categoria di appartenenza. Vediamo se è possibile mandare queste immagini, no, sono immagini video, scusami Massimo, sono video, comunque anche quella andava bene, era una fotografia, e il video, sì, con, sì, le immagini del team di Federico, è un video. Quindi cominciamo dalle esordienti intanto. Sì, allora, ecco, le esordienti sono due quest'anno, abbiamo una ragazza di Francavilla, Valeria Piscicelli, al secondo anno della categoria, e poi abbiamo una esordiente primo anno, marchigiana di Corridonia, Leonora Ciabocco, che quest'anno ci ha già dato una grande gioia al campionato italiano ciclocross, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria, sì, donne esordienti primo anno a Silvelle in provincia di Padova. Per noi è stata una grande soddisfazione, perché una medaglia ai campionati italiani, specialmente a livello femminile, qui si ricorda forse dei tempi della De Torre che non veniva una medaglia. E poi tra le allieve abbiamo Gaia Rossi di Bussi sul Tirino, secondo anno allieva, e due primo anno allieve, una è Noemi Remita, che abbiamo già citato, vincitrice domenica scorsa, e l'altra è Vanessa Traini di Grottazzolina in provincia di Fermo. Tutte e due al primo anno, sono poche ragazze considerando i numeri delle altre squadre, però devo dire che quest'anno abbiamo aumentato sicuramente, abbiamo accresciuto la qualità, quindi come si dice poche ma buone. Infatti i risultati di domenica ci hanno dato ragione su questo, ma speriamo che sia di buon auspicio anche per tutta la stagione. Grazie Edoardo, completa la presentazione di queste ragazze che bisogna incoraggiare sicuramente, come bisogna incoraggiare anche i dirigenti di questo team di Federico. Torno da Alessandro, perché volevo chiedere anche ad Alessandro adesso la vostra stagione, che è già iniziata da un po', come andrà avanti Alessandro? Adesso già domenica saremo al Giro dell'Appennino a Chiavari. Domenica 9. Domenica, sì, dopodiché dal 23 al 28 saremo al Giro di Croazia, e poi faremo Lugano in Svizzera, dopodiché saremo ospiti da Yuri Keki per un mini stage di Yuri Keki, che lo ricordiamo a beneficio dei telespettatori, è un vostro in qualche modo testimonial, possiamo dire, sì, così, no? Andremo al suo hotel a Ripa Tranzone, dove trascorreremo qualche giorno anche per mettere su la seconda parte di stagione e tirare un po' il fiato. Questi sono i prossimi obiettivi nostri. Perfetto. Tornando un attimino alla gara che avete vinto, il primo successo stagionale della GM Europa Ovini in Slovenia, Adriamobil, il, sì, Gran Premio Adriamobil, scorrendo l'albo dei primi 10, la top 10, quasi tutti italiani, 9 su 10. Questo cosa significa, Alessandro? Significa perché che in genere quando si corre in Italia magari è tutto il contrario, sono tutti gli stranieri che significa che le posizioni gli italiani stanno venendo fuori. Se andiamo a vedere anche non solo la gara nostra, andiamo a vedere già il Giro delle Fiandre, si rivede qualche bandiera italiana, perché con Pozzato, Modolo Felline, sì. Modolo credo abbia chiuso al sesto posto, sì, quindi non è solo all'Adriamobil ma anche a livello internazionale, anche nel World Tour ci stiamo facendo valere bene. Però vabbè, noi tra parentesi, di tutti questi italiani ne abbiamo messi due nella top 10, la vittoria di Parinello e il quinto posto di Pacchiardo, ci fa molto piacere. Oh, adesso io volevo far vedere, a proposito di vittorie, grazie Alessandro, la vittoria di la prima, anche qui vittoria della Nippo Vini Fantini in Belgio, in una corsa in Belgio di cui adesso non ricordo, mi sfugge il nome, Limburg. Ecco, in qui. Olanda. In Olanda? Sì. Non in Belgio, scusate. Non tra in Olanda e Belgio. Tra Olanda e Belgio, sì. Ecco, il pavé lo riconosciamo, no? Sicuramente l'ultima parte, l'ultima frazione proprio del pavé. La vittoria di Canola, questo è anche un emergente, tu che conosci anche ovviamente gli altri corridori, pure se non sono del tuo team. Ma sì, un ragazzo che ha vinto una tappa al Giro d'Italia qualche anno fa. Dopodiché ha intrapreso un altro percorso, quello di una squadra americana, dove forse non è stata la scelta giusta. La Nippo ci ha creduto riportandolo in Europa,
Credo che sia stata fatta un'ottima scelta perché il ragazzo è molto valido. Tra parentesi, la notte di questa gara gli hanno rubato le biciclette. Ah sì, c'è stato un episodio increscioso, come si dice, no? Tutte le biciclette rubate. Lo staff della Nippo ha fatto miracoli per farlo partire, far partire la squadra, e questo era il minimo che potesse fare questo ragazzo. Forse anche la rabbia in qualche sì, modo, no? Ancora di più. C'è stata. Comunque c'è stata... Canola l'ho visto anche al Coppe Bartali. Lo vedevo molto l'ho visto in crescita e non mi con la gamba giusta in qualche modo non mi ha sorpresa questo suo risultato. E sarà contento Valentino Sciotti. Torno da Pierpaolo perché si ricordava proprio nei giorni in cui la nazionale era in Abruzzo sia a Pineto e poi da voi a Francavilla al Mare che la nazionale paralimpica tout court è una delle nazionali, forse la nazionale più vincente in assoluto con il suo commissario tecnico Mario Valentini, eh? Sì, tantissimi allori, trofei. Questa è una nazionale che dal 2011 Coppa del mondo, è prima nel ranking mondiale, quindi dal 2011 che non ha lasciato mai la testa. Sono passati un po' di anni, quindi vuol dire che comunque i risultati li fa. Quest'anno sono arrivati anche ragazzi nuovi, ragazzi giovani, perché comunque è una nazionale che ne ha bisogno, perché comunque siamo tutti abbastanza datati ormai. Però sono arrivati i giovani, so che nelle prossime gare di Coppa Europa ci saranno altre classificazioni, quindi vuol dire che il movimento è in crescita ed è un bene per noi, perché comunque il ricambio generazionale prima o poi dovrà avvenire. Dovrà avvenire. Vogliamo ricordare brevemente, scattiamo la classica fotografia, Pierpaolo, i tuoi successi, perché magari qualcuno se ne dimentica. No? Ma io sai o bene almeno che quelli comunque, a cui tieni di più. Ma io il mio ruolo sai bene che comunque... è sempre quello di appoggio, di supporto, di aiuto, quindi comunque nelle gare importanti diciamo che il risultato è sempre stato magari da parte degli altri con il mio appoggio. Posso citare le Olimpiadi di Pechino, dove comunque Triboli ha potuto beneficiare del lavoro di tutti, sì, anche il tuo. Sì, no? Diciamo tutti, correvamo tutti, in due, quindi, sì, so, quindi quando corri in due sai bene che se uno deve vincere l'altro deve sacrificarsi, questa è una regola. Stessa cosa anche a Rio, uguale. A Rio ho fatto quello che mi sono detto di fare, alla fine un po' di fortuna c'è stata pure, comunque sia il risultato è arrivato con una medaglia e non è facile perché il livello posso garantire che è salito tantissimo. C'è sempre il discorso che comunque è salito il livello... L'Italia rimane all'avanguardia per che motivo secondo te? Perché vince tanto all'estero con le altre nazioni? Ma altre l'Italia ha una... diciamo la fortuna tra virgolette di avere tanti campioni nelle diverse categorie, quindi automaticamente riusciamo a fare punti in tutte le categorie ed ecco perché ci ritroviamo sempre primi nel ranking per questo motivo. Poi comunque un po' anche Valentini che riesce a trainare tutti, certo. Un po' comunque abbiamo tutti un'età un po' avanzata, quindi però ci sono che... giovani ricordati che sì, stanno però ecco fuori. Il giovane magari lo devi spronare, gli devi dire quello che deve fare, noi bene o male c'è un'autogestione. A voi chi vi ha detto quello che dovevate fare? Voi stessi un po' di più o anche qualcun altro? Ah sai, quando adesso Alessandro qui lo può dire, forse quando sei ragazzo, io ho dei compagni anche in nazionale di 20 anni che comunque cercano sempre di fare il meno possibile, oppure se possono evitare la fatica la evitano. Quando inizi un'età un pochino avanzata, magari ti impegni di più, cresci anche mentalmente, quindi cerchi di dare sempre il massimo. E io penso che il CT ha potuto godere anche di questa situazione, perché comunque in questa nazionale ci sono tutte persone che comunque si autogestiscono e cercano di dare sempre il massimo, da quando si svegliano la mattina fino alla sera. Perfetto, e qui sei tu che... arringhi i ragazzi in qualche modo. Tante anche le domande che sono state, anzi molte sono state anche in evase, mi dicevi, no? Perché sì, ne sono arrivate troppe di domande ai vari corridori. Sì, perché comunque campioni. Il tempo era quello che era, non potevamo... Io sto facendo con un progetto con il Comune di Pescara degli interventi nelle scuole, proprio portando la mia testimonianza, questa cosa mi dà tanto orgoglio, domani ne avrò un altro a Pescara. Sempre in una scuola media i ragazzi sono comunque attratti da queste storie, da queste situazioni particolari che magari uno può vedere a primo impatto può creare il problema, invece poi capisci che in fondo il problema non esiste. E quindi niente, questi sono messaggi importanti perché io ho un'esperienza
con i miei figli, che comunque ho cercato di trasmettergli appunto che i valori della vita, e comunque riusciamo a fare comunque tutto anche se di fronte a un handicap non ci si deve certo. fermare. Quindi questo è un messaggio importante e io spero che questi appuntamenti dureranno nel tempo. Grazie Pierpaolo, torno da Edoardo. Edoardo, chi ti senti di ringraziare per l'allestimento proprio del team, perché è un team nuovo, no? Di zecca. Sì, sì, sono 3 anni, però diciamo che, come dici tu, possiamo dire quasi nuovo, perché ogni anno cerchiamo di rinnovarci. Sicuramente la persona che devo ringraziare è quella che poi mi accompagna anche nella vita, è la mia compagna Silvia Trovellesi, una ex professionista che con me gestisce il team. Siamo io e lei, ma abbiamo deciso di essere io e lei volutamente, perché così riusciamo a concentrarci meglio sulla squadra. Sicuramente un'altra persona che devo ringraziare è mio padre Lucio Di Federico. La sua esperienza per noi è d'oro, no? Ex professionista, sì, sì, è conosciutissimo. Intanto, scusa se ti interrompo, è finita la gara di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. Ha vinto sì il Napoli 3-2, però non basta. Mi dispiace per il nostro regista Max Paciglio, che è tifosissimo del Napoli. Andrà meglio un'altra volta, Massimo. Allora, stavi dicendo? Dicevo sì, ringrazio mio padre che ci è sempre vicino, poi ci sono tante persone che nel loro piccolo ci affiancano, che aiutano, ci spronano, sostengono. Una ad esempio che mi viene in mente è il presidente Mauro Marrone, che sin dall'inizio è stato promotore di questa squadra femminile, ci segue, ci dà tutta la mano possibile che si può avere dal comitato regionale, perché è importante perché, essendo l'unica società non solo dell'Abruzzo ma anche del centro sud Italia, abbiamo bisogno della vicinanza del comitato. Non è un caso se portiamo scritto Abruzzo sulla divisa, perché noi ci vantiamo di essere di venire, diciamo, certo, da così lontano e di gareggiare con questi squadroni del nord. Perché voi, lo ricordiamo, siete costretti, tra virgolette, ad andare sempre a gareggiare fuori. Sempre, sì. Domenica andremo a Pisa, in provincia di Pisa, poi di conseguenza ci saranno Padova, Parma, Modena, insomma, e poi di nuovo Firenze. Sì, e tutte le domeniche. Gareggeremo il 7 di maggio a Sulmona. Come vi muovete logisticamente, con dei pulmini? Sì, abbiamo il furgone. Con delle macchine, magari vengono anche i genitori, non so. Sì, i genitori ci seguono, sono fantastici, perché poi i genitori delle ragazze sono ancora più... Ma tutti i genitori lo sono nei confronti dei propri figli. Che praticano lo sport. Noi abbiamo il furgone, abbiamo questo mezzo che andiamo in lungo e in largo, percorriamo quasi 40.000 km in un anno, spendiamo anche tanti soldi, direi che facciamo un'attività al pari di una squadra juniores, se non di più. Quindi niente, mi sento di ringraziare tutte le persone che veramente ci danno una mano, non solo economicamente, ma parlo soprattutto in qualsiasi modo, ecco, anche grazie, con l'appoggio grazie, morale. Eduardo. Alessandro, volevo farti una domanda, per così dire, personale, perché ormai è il terzo anno, sì, quindi da quando è nato il GM Europa Vini, che sei insieme a tutto lo staff, il management, insomma, di questo team. Dal punto di vista personale, in questi 3 anni tu sei cresciuto, dovrei crescere ancora, come ti vedi? Ma mi sento magari più esperto già rispetto al primo anno, rispetto al secondo anno, però ci sono tante cose da imparare, per cui non mi fermo, studio, osservo, magari copio anche da altri direttori sportivi, poi interpreto a modo mio, certo, però poi ci metti il tuo, sicuramente. C'è tanto da imparare, non si è mai... È poco da inventare, io credo, sì, perché comunque sì, alla fine... Sì. Bisogna prendere le cose buone un po' da tutte le parti e cercarle di trasformarle e farle personali nel modo migliore. C'è qualche dirigente sportivo proprio in ambito ciclistico che ti piace in maniera particolare, che in qualche modo vorresti anche essere? Ma io mi piace il modello Juventus, però nel ciclismo è impossibile. Allora, rimanendo nell'ambiente ciclistico, mi piace Guercilena, che è uno dei migliori direttori sportivi, ma non è solo direttore sportivo, mi piacerebbe
stare con lui e imparare le cose più importanti. Ecco, tu prima hai detto giustamente, io studio, osservo. In particolare cosa studi, Alessandro? Ma bisogna sempre studiare, perché il ciclismo è in continua evoluzione, si studiano i metodi di allenamento, si studiano i metodi di osservare, di comunicare con i ragazzi, perché piattaforme, sono delle piattaforme per comunicare gli allenamenti, scaricare file. Quindi non si finisce mai di imparare, oltre si vanno ad analizzare comunque le gare, si vanno ad analizzare il file della gara, si va ad analizzare anche la tattica in qualche modo. Sì, poi, poi la tattica è quella che viene lì, non è che sì, si possa tanto anticipare. La tattica te la studi e te la fai a modo tuo, analizzando anche le condizioni fisiche dei ragazzi, per cui il lavoro sembra niente, ma vi assicuro che quando si prepara una gara è... Senti, è un pizzico di nostalgia, ce l'hai ancora? Ma tanta. Tanta? Adesso sta aumentando sempre di più, sì. Perché ti fai più grande. Mi piace questo modo. Mestiere, mi piace davvero, però prima si viveva in una bolla. 6 ore di allenamento e 18 ore di riposo. Adesso è il contrario. 18 ore di lavoro e vai a dormire 6 ore e basta. Giriamo questa osservazione, questa analisi anche a Pierpaolo e anche a Di Federico. Pierpaolo, è così che si lavora di più? Ma adesso io, rispetto a qualche anno fa, io rispetto a lui naturalmente non ho mai fatto 6 ore di allenamento, no, vabbè, 18, però, 18 di riposo, quindi diciamo che ho sempre lavorato, quindi automaticamente diciamo che il ciclismo è una cosa in più. Sicuramente è vero, io però per rimanere anche a certi livelli, voglio dire, sì, sicuramente guarda, ci vuole tanta buona volontà, tanto impegno. E riguardo prima che dicevo il discorso dell'età, vuol dire tanto, perché credo che un ragazzo a 20 anni, adesso Alessandro può dirci lui, se dovesse fare 6 ore di allenamento e poi magari andare a fare anche 8 ore in una fabbrica, non credo che a 20 anni o a 17, 18 uno farebbe una vita del genere, a 22. Quindi queste sono cose che, ecco, puoi fare magari a 30, 35, perché c'è tanta voglia, tanta volontà, e c'è maturazione, quindi... Però è vero, ogni lavoro ha un impegno. Io penso che poi dipende sempre dalla persona, da quanto impegno ci mette, perché poi dopo tutti quanti sono bravi a fare tutto, però bisogna vedere come si fanno le cose. Quindi non è che sono tutti bravi. Senti Edoardo, invece queste ragazze che voi state allevando con tanta passione e tanta cura, in un futuro prossimo che sbocco avranno? Devono intanto studiare, però qualcuna di loro ha in qualche modo già immagina che potrebbe fare anche la ciclista a tempo pieno in qualche modo, anche se tra le donne il professionismo, diciamo, non esiste in qualche modo, no? Sì, hai detto bene. Allora, sicuramente fra di loro tutte quante vorrebbero diventare delle top... delle top, Alessandro delle top, ecco qua, per dirne una di casa nostra. Sì, il ciclismo femminile è molto selettivo, come dici tu, il professionismo quasi non esiste, perché a 16 anni sei allieva, l'anno dopo 17 anni sei junior e sei gareggi già in gare open con le professioniste, esatto, più affermate. Quindi passi da un ciclismo per divertirsi, come si dice in gergo, a un ciclismo selettivo è proprio che non perdona. Quindi il compito mio e di Silvia Trovellesi in questo senso è proprio di cercare di far capire loro che già da esordiente e da lieve diventano delle vere professioniste, quasi sempre comunque relativamente all'età, sforzarsi anche a conciliare, esatto, rispetto al ciclismo maschile che è una cosa alla categoria juniores e poi a, diciamo, i 4 anni di under che ti danno la possibilità di crescere, da delle donne non c'è questa possibilità. Le allieve già fanno degli stage con la nazionale su pista o vanno a fare, come è successo alle Olimpiadi giovanili, con la nazionale. Quindi veramente noi appunto cerchiamo di averne poche e concentrarci su di loro, perché vogliamo che non si trovino impreparate al passaggio nella categoria juniores open.
Perfetto. Senti Alessandro, torno da te perché volevo chiederti, tornando alla vittoria di Parrinelli, il vostro primo acuto stagionale, lui credo di aver letto che ha dedicato questa vittoria prima di tutto proprio al team, alla squadra, e poi credo anche ai propri cari, alla propria famiglia, alla propria fidanzata. Sì, sì, sì. La dedica al presidente perché ci permette comunque di fare attività, di essere comunque un ottimo team. Io ci tengo a dire che innanzitutto che ringrazio tutti sia il presidente Marchesani che tutti gli sponsor, il vicepresidente Ezio Panzieri, tutti coloro che lavorano con noi, i nostri direttori sportivi, Nicandro, Terrimoni. Ricordiamo, siete tre Uriotta. Direttori sportivi, no? Sì, tutto lo staff, massaggiatori, meccanici. Per cui il lavoro fatto da queste persone che magari si vedono di meno, ma è comunque importante ed è fondamentale per la riuscita delle nostre vittorie e di tutto quello che facciamo. Per cui la vittoria di Parrinello, ripeto, è stata dedicata al presidente, alla squadra, tutta la squadra, ai suoi compagni, alla famiglia, e questo è un gesto molto bello da parte sua. E niente, adesso affrontiamo questa gara molto importante che è il Giro dell'Appennino, sicuramente con un qualcosa in più, con un po' di più di sicurezza. Già fatta la formazione, ce la puoi anticipare? Sì, correranno Parrinello, Tizza, Pacchiardo, Rotondi, Broggi, Ruscetta, mi sfugge adesso quando ne ho dette. Sette mi pare. Sì. Questi qua vado io come direttore sportivo e sono sicuro che dopo questa vittoria, che tra parentesi era un campionato del mondo delle Continental, perché 25 squadre Continental in una sola gara è difficile da rincontrare. Ora all'Appennino il livello un po' si alza, però con la condizione della squadra credo che ci possiamo giocare qualcosa di importante e difficilmente io faccio dei pronostici, però credo ti che vuoi sbilanciare un po', eh. Nella top 5 ci siamo. Nella top 5? Sì. Quindi non top 10, top 5, quindi sei sbilanciato. Sì, mi sbilancio, se lo dico se perché hai ragione, noi chiaramente sì. Applaudiremo sicuramente, ma vi applaudiamo comunque. Sì. Per quello che fate. Sì, sì, credo che i ragazzi possono arrivare a questo. Perfetto, grazie Alessandro. Prego. Pierpaolo, ma tutti questi stage che organizzate in Abruzzo, comunque che vengono organizzati in Abruzzo con la Nazionale Paralimpica, sono propedeutici a qualcosa di magari più grande? State pensando a qualcosa, non so, una gara particolare, una manifestazione, Ci si pensa? Io ho un sogno. Qual è questo sogno? Però non posso sbilanciarmi come Alessandro. Forse ti ho letto nel pensiero. Io devo portare una gara di Coppa del Mondo in Abruzzo. E la data l'avevo già individuata, cioè l'ho già individuata. Ma quest'anno? No. No. No, assolutamente no, quest'anno no. Non è possibile. Però potrebbe essere il prossimo. Il prossimo. Solo che è tutto ancora da vedere, da capire, figli, no, perché non è semplice, non è facile, perché le prove sono poche, purtroppo sono 3-4 all'anno, quindi portarla in Italia già è difficile, portarla qui è ancora più difficile, però dai, mi sto cercando di adoperarmi per questa cosa, mi sto facendo in due anche per il resto, perché comunque quest'anno mi sto impegnando tanto con l'organizzazione di altre gare che non riguardano la nazionale, però comunque il ciclismo a me piace in toto, quindi anche ha citato la gara del 7 maggio che potranno correre a Sulmona, è una gara organizzata sempre da me in collaborazione con la De Torre e Aurelio Di Pietro, perché mi daranno quindi una mano. Quindi voglio dire, adesso vado un po' in là, un po' avanti, Pierpaolo, ti stai in qualche modo ritagliando anche un possibile ruolo futuro? Ma questo non, sinceramente non ci penso, nel senso che adesso ancora sono in attività, mi piace organizzare manifestazioni per i giovani e per adesso questo è il mio obiettivo, poi domani vedremo. Comunque abbiamo parlato di questo sogno importante, giro la stessa domanda a Di Federico, il sogno invece come team Di Federico vostro qual è? Il sogno intanto è
portare queste ragazze, come dicevo prima, al massimo delle loro possibilità e portarle a un livello che loro magari un giorno ci ringrazieranno per quello che adesso stiamo facendo. Poi per quanto riguarda il team, quest'anno abbiamo delle grandi ambizioni, abbiamo un bel team, per scaramanzia non posso rivelare, comunque cercheremo di realizzare questi sogni conquistando magari qualche gara importante a livello nazionale. L'anno scorso ci siamo andati vicini, abbiamo ottenuto, come ho detto, una medaglia di bronzo nel campionato italiano ciclocross, un quinto posto al campionato italiano su strada con la Eremita. Ecco, per noi un sogno comunque rimane un appuntamento importante. E poi, ecco, come ho detto, che queste ragazze possano diventare delle top del ciclismo italiano e internazionale. Allora, visto che ci siamo, abbiamo ancora qualche minuto, un minuto a testa. Riparto da te, Edoardo. C'è qualcuno che vuoi ringraziare in maniera particolare oppure un messaggio, un appello che vuoi lanciare in questi 40-50 secondi? Ce ne sarebbero tanti di appelli da mandare, però guarda, giusto perché ne stavamo parlando, a nome del team di Federico, ma anche del comitato regionale che comunque rappresento, volevo ringraziare Pierpaolo qua vicino a me, perché è un po' di anni che si sta impegnando veramente nell'organizzazione di gare giovanili e per noi è importante, perché quelle poche gare che ci sono noi le onoriamo. Ed è grazie a gente come lui che ci mette l'impegno, che ci sono gare in Abruzzo, domenica ci sarà questa importante manifestazione a Miglianico, ce ne saranno anche altre per la categoria esordienti e poi ecco, si sta impegnando anche per la Nazionale Paralimpica, che comunque averla qui in Abruzzo è un onore. Il suo terreno. Se devo ringraziare qualcuno in questi 50 secondi, visto che ce l'ho qua vicino, sì, ringrazio lui. Perfetto, grazie. Noi ringraziamo grazie te che grazie sei stato qui ospite questa sera, Edoardo Di Federico, DS del team Di Federico. Pierpaolo. Ma io ringrazio le persone che mi danno la possibilità di fare tutto ciò, perché ripeto, da solo non riuscirei a far nulla. E ringrazio le società che partecipano, che comunque e si impegnano, perché questo è un grande impegno. Ringrazio gli sponsor che comunque mi supportano, ringrazio lo staff che ho creato, che comunque quando c'è la chiamata sono sempre disponibili. E quindi niente, poi ringrazio anche voi, perché comunque vabbè, noi siamo fuori concorso, perché sì, nel senso però che sai, non bisogna ringraziare noi. No, però ti posso dire una cosa, che io ho vissuto il mio problema da piccolo soffrendo proprio il fatto di non poter fare sport. E questa cosa era proprio perché c'era un po' di mentalità chiusa, ma forse c'era anche poca propaganda, c'era poco la gente non sapeva. Sicuramente è vero. E quindi il vostro ruolo, sempre in nome, per noi è molto 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 più importante di quello che voi pensate, perché comunque tanti ragazzi oggi hanno la possibilità di avvicinarsi allo sport anche in condizioni diverse. Questa cosa è importante. Stamattina ho proprio sentito il commissario tecnico che era contentissimo, perché arriverà a breve un ragazzo juniores con un problema come il mio, che sta correndo nella categoria juniores. Quindi per me questo era una cosa impossibile, e invece quest'anno, cioè adesso è possibile. Quindi questo è proprio perché la comunicazione c'è. Grazie di cuore a Pierpaolo Addesi, nazionale paralimpica. La chiusura con Alessandro. Cosa devo dire? Ho già ringraziato tutti e posso rifarlo tranquillamente, il presidente, tutti gli sponsor, lo staff, i ragazzi che sono quest'anno un gruppo fantastico, un gruppo che dimostra anche di essere squadra sulla strada. Spero che vada tutto così come deve andare, magari migliorare le vittorie dell'anno scorso è difficile, però l'obiettivo ci deve essere, altrimenti gli stimoli non ci sarebbero. E allora speriamo di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso e poi il sogno è la GM a Giro d'Italia. Questo è un sogno. Stesso rose fioriranno. Sì, grazie anche ad Alessandro Donati, DS del GM Europa Ovini. Io ringrazio in regia Max Paciglio, ma rimanete qui perché tra pochissimo ci sarà lo speciale dedicato al successo del Teramo per 1-0 ad Ancona, quindi rimanete ancora incollati a questa rete 8 Sport. A risentirci e buona serata.